prova a perdersi nella tua città. Se me ne vado da qua, sì, dimmi tu come stas. Io muy bien in alto e splendo, luna piena. E abbiamo ascoltato Luna piena di Orietta Berti. Allora noi siamo quasi in chiusura. Oggi vi abbiamo trasportato in un bellissimo borgo medievale, Monte Mileto. E ricordo che ho qui con me i rappresentanti, o meglio i promotori delle tante iniziative messe in campo lì a Monte Mileto, in provincia di Avellino: Florindo Garofalo, il presidente della Proloco, e Angela Galdiero, componente della Proloco. E allora ultime battute, diciamola così, va. Quali saranno i prossimi passi della Proloco Mons Militum? Abbiamo poco tempo per elencarli tutti. Sono sincero. Iniziamo ad elencare qualcosa. Allora, di sicuro vogliamo portare alla aspettare la normalità e portare sempre più avanti, far conoscere sempre di più questo progetto che è il Virtual Tour. Che chi ci sta seguendo su Facebook può vedere questo attrezzo. Noi abbiamo integrato, un po' come spiegava in modo eccellente Angela, alla accoglienza ordinaria che noi facciamo ai visitatori quando ci onorano con la loro presenza. Cioè abbiamo introdotto questa novità grazie al MIBAC, grazie all'impegno dei ragazzi, grazie a tanti. Noi ce l'abbiamo e ci teniamo tanto, anzi colgo l'occasione per lanciare un appello a venire a Monte Mileto a provare questo nuovo modo di guardare, osservare e partecipare ad un paese. Partecipare perché, riportandomi a quell'interazione, ovviamente non ve lo raccontiamo tutto, sennò ve lo spoileriamo. No, quindi niente spoiler. E ricordiamo a chi si è sintonizzato da poco come bisogna fare per prendere, allora, fare questa esperienza. Sito della Proloco, prolocomonsimiletum.it, pagina Facebook, pagina Instagram, ovviamente con lo stesso nome. Mons Militum, ci riportiamo agli accadimenti storici, per questo abbiamo lasciato la denominazione della Proloco. Ci sono i numeri, ci sono, potete tramite messaggio sia Instagram che Facebook, in tutti i modi. Tanto, il numero WhatsApp qual è? Il numero WhatsApp non ricordo in questo momento. Cioè tutto scritto, vabbè, sulla tutto, pagina, lo troverete tutto sulle pagine social Proloco Mons Militum su Instagram, Facebook e ovviamente il sito che non può mancare. Angela, cosa ti senti di dire a chi ci sta ascoltando in questo momento? Io forse un consiglio che posso, che mi permetto appunto di dare, è proprio di partecipare attivamente alla vita della Proloco, perché noi siamo il futuro del nostro paese e quindi siamo noi che dobbiamo andare avanti, proprio perché soprattutto questi paesini così piccoli, no? Appunto, se tutti i ragazzi vanno via, poi alla fine non resta più nulla, ma solo un ricordo, e noi non dobbiamo vivere di ricordi, ma dobbiamo andare avanti, e quindi proprio per questo invito tutti i ragazzi, i miei coetanei, di essere appunto partecipi, ma soprattutto di essere operativi, proprio per portare avanti la memoria, i beni materiali, anche immateriali, quindi usi e costumi, e quindi proprio di rendersi utili all'interno appunto della Proloco, proprio per dare un grosso contributo, proprio perché io dico che la Proloco è uno stile di vita. Che bella parola. Sì, è uno stile, definita. È uno stile di vita. Stile di vita perché dipende appunto come la si vive. Io devo ringraziare appunto quel giorno che inviai la domanda, no? Per meno partecipare. Male che l'hai inviata. Sì, proprio perché è uno stile di vita. A volte appunto molti ragazzi possono pensare che il servizio civile sia solo qualcosa di puramente economico, invece non è così, proprio perché io comunque sto veramente sto riscoprendo un altro lato, no? Di me, questa voglia di fare, questa voglia di anche forse questa paura iniziale di non farcela, adesso la sto comunque superando. Anche il fatto, soprattutto devo ringraziare soprattutto Florindo, quello che è, diciamo, quello che è pesante, che stressa. Pesante sì, no, pesante sì, però lo devo ringraziare proprio perché
lui comunque ha sempre creduto in me, e soprattutto il fatto, appena comunque ha saputo i miei studi, i miei titoli di studio, lui subito mi ha indirizzato, subito ti ha dato l'incarico. Sì, mi ha subito indirizzato. Io avevo paura di non farcela in ogni cosa, però lui mi ha sempre spronato, e infatti appunto adesso speriamo che riesca a portare qualche risultato. Ma sicuramente, sicuramente. E colgo l'occasione di salutare anche chi ci ha inviato dei messaggi così velocemente. Paolo D'Amelio, che dice: grande presidente, presidente sei grande. Ciao Paolo. E allora Florindo, da presidente, ecco, un messaggio, un appello da lanciare a chi ci sta ascoltando. L'appello no. Ti ho messo in difficoltà. Perché te l'ho detto, sono tante le cose. Sì, infatti io ti ringrazio per l'occasione che ci hai dato, e ovviamente dai con il tuo programma di poter dare, appunto, senti chi parla, cioè farci ascoltare per quello che facciamo, perché molte volte succede questo, che casomai facciamo tanto, cioè, ma non noi Prologo di Movimento, cioè tutte le attività fanno tanto, ma non abbiamo questa difficoltà di lanciare via. Sull'appello che voglio dare, ovviamente da buona lei mi ha preceduto, l'appello è proprio quello là, cioè partecipate, che si chiami Prologo, si chiami Forum, si chiami Pasquale, si chiami Saverio, insomma. Però partecipate alle vite attiva del vostro paese, e cerchiamo di restare nei nostri paesi, cioè cerchiamo di trovare un modo per completare rendere operativi quello che casomai abbiamo studiato, quello che vogliamo fare come lavoro, nonostante ci siano tante difficoltà. Sicuramente è molto più difficile fare quello che si vuole qua, questo ne siamo coscienti, non è che siamo realmente dei meri illusi, ma diciamo l'invito è proprio questo qua: cercate di sognare come sogniamo noi, sognate di che sta terra possa essere un po' migliore, scusami la parola o il gioco di parole, perché ovviamente iniziare col sognare per poi iniziare a metterci in moto per farlo, perché lo possiamo fare, lo possiamo cambiare, come è stata, come siamo arrivati casomai in qualche punto a un territorio che ha qualcosa che non va, allo stesso modo si può arrivare nel correggere quello che sta succedendo. E chi meglio delle generazioni nostre, mi butto pure io in mezzo. Sì, dai, ora si è buttato, prima è passato dai capelli bianchi, ora sì. Alle nuove generazioni. Dobbiamo operare, non ci dobbiamo scoraggiare, non dobbiamo correre a andare. Io devo andare qua, devo andare là. Bisogna investire sul nostro, sì, le nostre le esperienze sono belle, si devono fare, sono tante, però vi posso assicurare che le esperienze più belle, poi tu lo sai sicuro, sì, le esperienze più belle sono proprio la soddisfazione di riuscire a costruire qualcosa nel tuo territorio, quindi questo è l'invito, cerchiamo di restare qua, qui in Irpinia, la bella Irpinia. Allora io vi ringrazio per essere stati qui con me, ci avete fatto insomma viaggiare lì a Montimiletto in provincia di Avellino. Per qualsiasi info, ecco, vi ricordo di consultare le pagine social, pagina Facebook Prologo Mons Militum, Instagram e il sito, che non ricordo, www.prologomonsmilitum.it. perfetto, ovviamente ti aspettiamo e ti ringraziamo ancora. Io ringrazio grazie a voi mille. Sì, verrò, perché tanto Montimiletto dista poco da me. E io vi do appuntamento a martedì prossimo, ultima puntata prima di Natale, dalle 15 alle 17 qui su CRT Radio con un po' di ospiti, quindi vi aspetto, buon weekend, ciao. Ed un po' mi fa ridere se penso che ora c'è di un altro che ti uccide i ragni al posto mio, ma ci dovrò convivere. Maledetto cuore che ti scioglie ogni volta che dico addio. Mia mamma e la tua fanno ancora zumba insieme, e a volte forse parlano un po' male di noi. Sai già come finisce, che poi io mi emoziono e invece tu ti annoi. Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai persa, ripenserà ogni tanto a cosa siamo stati noi. Alle giornate al mare, a tutte le mie pare, alle cose.
ti cantavo Fixio, per farti dormire quando il mondo ti teneva sveglia. Ed ora sono solo un tizio, se lo incontri per la strada gli fai un cenno di saluto e via. E non ho voglia di cambiarmi, uscire a socializzare, questa sera voglio essere una nave in fondo al mare. Sei stata come Tiger, non mi mancava niente, e poi dentro m'hai distrutto, perché mi sono accorto che mi mancava tutto. Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai persa, ripenserà ogni tanto a cosa siamo stati noi. Che un giorno quando sarai vecchia racconterai a qualcuno cosa siamo stati noi. Avete ascoltato? Senti chi parla. Libera la tua voce. Tutto ciò che c'è da scoprire su volontariato, sociale, associazionismo e ambiente. Appuntamento a martedì prossimo, sempre su CRT. Il programma è stato offerto da Teramed, è il centro medico dentistico di implantologia e odontoiatria con un servizio di prestazioni mediche di altissima qualità. Un sistema di gestione supportato da tecniche moderne ed attrezzature di ultima generazione, dove figure professionali specializzate con passione ed impegno garantiscono risultati ottimali. Teramed penserà a te, dalla chirurgia orale all'ortodonzia, dalla paradontologia alla laser terapia e numerosi servizi medici correlati. Direttore sanitario, dottor Patrone Annibale, albo AV431. Il centro medico dentistico Teramed è a Montella, Avellino, alla via Ippolita Panico 9. Per info scrivi a teramed09@libero.it oppure chiama i numeri 0827 601732, ancora 329 176 1852. Qualità, ricercatezza delle materie prime, fantasia e attenzione al cliente hanno un solo nome. Sfizi di carne, una lunga tradizione che da anni porta sulle nostre tavole carni di prima scelta e golose pietanze che soddisfano anche palati più esigenti ed annoiati. Per un pasto all'ultimo minuto o un piatto prelibato, la risposta è Sfizi di carne. Il nuovo punto vendita lo trovi all'interno di Al Discount a Trevico, alla via Caprareccia 31. Ma puoi trovare Sfizi di carne anche a San Nicola Baronia, alla via Vincenzo Leone e a Carife, alla via Roma 133.
Per info consulta la pagina Facebook o chiama il numero 339-848-5709. Sfizi di carne, quando la qualità sposa la fantasia. Radio CRT, Working on a Dream. Radio CRT, Working on a Dream.